E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriost e benvenuti a questa nuova recensione. Voglio dirvi una cosa, in questo Crash Bandicoot Insane Trilogy, visto che si parla di Crash Bandicoot 2, noi siamo nel 12° livello, capite ragazzi? In questo 12° livello romperete 57 casse per vincere la gemma bianca primaria. Purtroppo la gemma bianca secondaria si raggiunge solo con la piattaforma gemma gialla. Poi, come vi ho detto tante volte, fate attenzione anche all'acqua elettrificata, capite? Quell'anguilla elettrica fa diventare tutta l'acqua elettrificata. State attenti ai topi, ai barili e anche a questi ventilatori. E poi state attenti anche agli scagnozzi di Cortex, come ad esempio questo stolto che è seduto su un filo e che spara con il suo fuoco. Non mi piacciono questi topi, hanno una corazza. Poi mi tocca saltargli sopra la sua schiena per ucciderli. Ah, c'è un livello bonus per noi, dobbiamo farlo. Qui si rompono 16 casse in questo livello bonus. Fate attenzione ragazzi, in questo livello bonus se rompete le casse normali finirete sulle nitro. Ricordatevi che le nitro sono molto pericolose ed esplosive. Cerchiamo di andare con calma. Abbiamo solo rotto 10 casse normali nel livello bonus. Non dovevano essere tutte 16, è vero, perché le nitro non si potevano toccare. Ricordatevi di colpire 3 volte questo robottino per distruggere le 3 lame del ventilatore. Capite? Il ventilatore è troppo veloce per passarci. Se no venite tagliati in tanti pezzi. Ora non riusciamo a passare perché ci sono le casse TNT. Ricordatevi che appena toccate una cassa di TNT c'ha subito il conto alla rovescia, esplode dopo 3 secondi. Però dobbiamo capire dove andare, a sinistra o a destra. Bisogna sempre scegliere destra o sinistra e noi abbiamo scelto sinistra. È vero. A sinistra c'è da raccogliere il cristallo. Il problema è che ci tocca tornare indietro, ragazzi, perché quando attiveremo quella cassa metallica grigia con il punto esclamativo, ci tocca ritornare da quelle casse. Scusate se faccio di nuovo lo stesso giro, ma devo farlo per forza, capite? Colpendo la cassa metallica grigia con il punto esclamativo appaiono le casse legnose normali da rompere. Se non avete notato, in questo livello l'acqua è troppo alta e Crash riesce a camminare. Sa che siamo arrivati alla fine del livello, ragazzi, vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e seguite sempre Gabriosta in ogni recensione, in ogni video. Seguitemi sempre. Un bacione e un saluto da Gabriosta, che vi fa tante sorprese e che non vi delude mai.